Siamo qui con Edoardo Capodagli, appena finita la partita, punteggio di 0-0, come l'hai vissuta tu in campo? Ma buonasera, non siamo entrati, primo tempo non siamo pervenuti e questa secondo me è stato il problema più grande, quindi ci è mancato un po' tutto, loro sono entrati decisi e so che vengono comunque da risultati utili, no? Tanti pareggi e l'hanno dimostrato, anche altre squadre che stanno in testa alla classifica comunque hanno vinto, però con fatica. Secondo tempo completamente diverso, completa un'altra testa, abbiamo giocato solo una metà del campo, però dovevamo secondo me entrare in una maniera più convinta all'inizio. Secondo tempo, come hai detto tu, avete spinto, avete avuto tanto possesso palla, avete giocato bene. Primo tempo invece sicuramente da migliorare. Secondo te è stato questa la chiave per oggi? Insomma, quello che è mancato è stato il primo tempo? No, quello che è mancato è stata la convinzione di esserci all'interno del terreno di gioco e poi soprattutto giocare palla a terra. Non giochiamo palla a terra, secondo me non c'era per nessuno. Ora, non è un peccare di presunzione, però è la verità. E invece sbagliamo, almeno per quello che è il livello del gioco qui. Abbiamo sbagliato tante cose, non eravamo abbastanza uniti, quantomeno oggi, e quindi questo è il risultato. Però non usciamo sconfitti né troppo avviliti, perché comunque è un buon risultato a stagione. E allora si riparte da qui, dal pareggio di stasera. Grazie, complimenti ancora e in bocca al lupo per le prossime. Grazie.